Ciao, buongiorno, come state? Beh, siamo di nuovo insieme per darci appuntamento per domani, come sempre al martedì alle 9:15, 9:20. E abbiamo saltato quella che è stata la programmazione della scorsa settimana, insomma, motivi vari, anche perché sono dovuta andare un po' a visite varie, un po' aiutare mia figlia a fare, diciamo così, a ultimare i lavori in casa, e quindi anche il weekend è stato impegnativo ed è stato anche abbastanza, diciamo, interessante a livello così lavorativo. Sono qui con un altro vinile, Colpa d'Alfredo, Vasco Rossi. Perché? Perché ho scelto Colpa d'Alfredo? Beh, perché intanto beh, lui è sempre stato un po' aggressivo, trasgressivo. Questo è stato il suo terzo album, e come terzo album, insomma, è stato anche molto, un album molto criticato, ma allo stesso tempo aveva una copertina anche particolare. Pensate che questo, il retro della copertina con la foto di Vasco Rossi e il viso, l'occhio tumefatto, in realtà doveva essere posto principale, nella parte principale. Poi in realtà, insomma, per tutto quello che era successo e anche stato molto criticato, l'editore ha deciso di cambiare fotografia e di mettere praticamente in prima pagina quella che era una sua foto di schiena e lasciare l'originale in quello che era nel retro della copertina. Questo perché? Per dire che comunque Vasco Rossi è stato sempre uno che ha fatto molto molto parlare di sé, dobbiamo dire la verità, ma è sicuramente un grande artista e un grande cantante. Autore. Questo è anche perché all'interno dei suoi brani, beh, ce n'è uno che è quello che dà il titolo proprio all'album, che è Colpa d'Alfredo, e che va un po' a parlare di quello che è il tema di domani. Tra l'altro, dobbiamo dirlo, un tema lanciato anche da uno dei nostri amici del martedì, in cui si diceva: ma tu per caso ti è capitato di non cogliere al volo un'occasione, quindi aver perso questa occasione? Ebbene, da lì è nata l'idea di dire: ma sì, perché non fare questa domanda? Cioè, avete mai perso un'occasione che poteva essere buona o interessante? Va bene, allora voi intanto pensateci e poi me lo racconterete sicuramente domani, come sempre alle 9:15, 9:30 qui su TRS Radio. Mi raccomando, vi aspetto puntuali. Baci, ciao!